Amici carissimi, bentrovati ancora una volta in Piazza del Popolo, parentesi sportiva questa volta, anche perché domenica prossima inizia la nuova avventura per il Manfredonia Calcio. Inizia il campionato di eccellenza. Come ben saprete, il Manfredonia è approdato al campionato di eccellenza dopo il periodo del lockdown. Si sono decise da parte degli organi federali le organizzazioni a livello di campionato, e il campionato di eccellenza quest'anno è diverso dal solito. Avrà addirittura due gironi per permettere soprattutto alle società sportive in difficoltà di affrontare meno spese di viaggio, e sappiamo benissimo qual è la realtà attuale, soprattutto del calcio dilettantistico, ben diversa ovviamente dal calcio professionistico, dove, anche se vengono a mancare gli spettatori, dove, anche se vengono a mancare determinati supporti, e ci sono le grosse sponsorizzazioni che comunque coprono tutto, soprattutto i diritti televisivi. Diritti televisivi che purtroppo non ottengono alcun vantaggio invece per il calcio dilettantistico. Anzi, non ci sono diritti televisivi per il calcio dilettantistico. Abbiamo quest'oggi, anche se avevamo invitato però molto cortesemente, molto gentilmente, è qui con noi il direttore sportivo del Manfredonia Calcio, Umberto Fiore. Ben trovato, Umberto Fiore. Buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori, buonasera a tutto lo staff. Avevamo invitato anche il presidente del Manfredonia, il signor Iraldo Colicelli, il quale ha riferito che sarà con noi in una prossima occasione. Però, siccome sappiamo che abbiamo a che fare con un profondo conoscitore del calcio dilettantistico, un operatore nel vero senso della parola, che opera a livello dilettantistico da tantissimo tempo, per cui possiamo parlare con lui direttamente, anche perché lo abbiamo appena presentato. È il nuovo direttore sportivo del Manfredonia Calcio. Al Manfredonia Calcio mancava un direttore sportivo da qualche anno. Infatti il campionato di prima categoria e anche quello di promozione non aveva nel suo organico un direttore sportivo, per cui è ben arrivato questo signore che si chiama Umberto Fiore, che abbiamo detto è un grande conoscitore del calcio dilettantistico, al quale chiediamo anzitutto un bel parere su quello che è il girone del Manfredonia a calcio. E poi partiamo proprio con il campionato che inizia domenica prossima. Per quello che è il girone A, diciamo che per quello che si sta vedendo quest'anno, che si presume si debba vedere quest'anno, insomma, ci sono due o tre squadre, due o tre società che si sono attrezzate per fare un campionato di vertice, e altre che stanno lì a guardare, a fare un campionato di transizione, in attesa poi che eventualmente, insomma, si vengono a creare le situazioni per poter fare dei miglioramenti in corso d'opera. Questo è tutto. Sì, stiamo notando che è un girone che è composto prevalentemente da squadre della provincia di Foggia, della provincia Bat, della provincia di Bari, e poi c'è l'Ostuni che è, diciamo, Sì, la squadra fuori provincia. l'unica squadra che è stata inserita nel nostro girone. E mi sono sentito con qualcuno di loro sono abbastanza dispiaciuti di questa situazione, perché insomma, tutto sommato, la trasferta più comoda che hanno è di 80 km, quindi insomma, no, quando dovranno spostarsi per venire a giocare dalle nostre parti sarà gravosa la cosa. Sì, sarà abbastanza dura, anche se diciamo loro hanno come vantaggio la rete autostradale che permette di accedere facilmente alla provincia di Foggia. Vedi, tu non puoi dare un alibi
ad una compagine calcistica, obbligandola a fare uno spostamento gravoso. Io vi do tutto quello che sono le mie possibilità, la comodità, partiamo la sera, voi riposate la notte, la mattina, semmai, se ci sono le circostanze, si fa anche un po' di riscaldamento, poi la domenica, il pomeriggio si pranza, si scende in campo al top, il 100%, senza dare la possibilità di poter recriminare su un qualsiasi fattore che possa determinare poi una visione minore della partita. Bene, Umberto, Manfredonia è una piazza che sappiamo benissimo è fatta di cosiddetti palati fini, perché a Manfredonia si è assaggiato anche il calcio importante, quello professionistico. Poi questo essere così vicini a Foggia permette a gran parte dei tifosi di Manfredonia di seguire anche il Foggia, lo facciamo pure noi molto spesso. Ecco, viviamo in un contesto anche territoriale che comprende delle realtà molto importanti: Manfredonia, Foggia, Cerignola, Lucera nel passato, San Severo. Squadre che hanno un passato glorioso, diciamo, un passato importante. Come memoria storica calcistica siamo ben messi, insomma. Sì, sì. Dicevo, Manfredonia, che è una piazza cosiddetta per palati fini, cosa può aspettarsi da questo nuovo campionato, che è emergenziale? Anche il campionato lo possiamo definire emergenziale, perché sappiamo benissimo che viviamo in un contesto in cui tutto potrebbe accadere, sì. Tutto potrebbe verificarsi. Sì, in effetti ci sono molti punti interrogativi sul campionato in corso. Noi, per quanto ci riguarda, e soprattutto io analizzo il nostro punto di vista come matricola, la nostra prerogativa è quella di fare bene, insomma, prima di tutto guadagnarci la stima dei nostri tifosi, e il nostro adoperarci, anzi il mio adoperarmi è stato soprattutto nel comporre una squadra, ad iniziare dal tecnico, che sia un combattivo, che incuta a livello psicologico nella squadra un'idea di combattere, non arrendersi, quindi fino all'ultimo minuto, insomma. Faremo un campionato, diciamo, all'insegna di queste caratteristiche. No, al momento non ci siamo prefissi nessun obiettivo, vedremo strada corso facendo, d'opera. Vediamo strada facendo poi, sì. Eventualmente cosa, perché fare dei programmi, queste società che hanno composto una rosa abbastanza competitiva, sì, d'accordo, sulla carta sono società che potrebbero fare bene, però insomma, il campo è quello che decide, poi certo. Nel momento in cui andremo a confrontarci sul terreno di gioco vedremo quali saranno i risultati, e su quei risultati poi si tireranno le somme. Diciamo che comunque il Manfredonia parte da un presupposto, cioè questo potrebbe essere un campionato di transizione, sì. Al massimo. No, diciamo lì. Bene. Allora, partiamo con un campionato di transizione. Allora, però fa piacere ti questo. Dico che se eventualmente ci dovesse essere, sai, l'occasione, non ce la lasciamo scappare. Benissimo, e questo volevamo sentirci dire dal direttore sportivo del Manfredonia. C'è stato un momento particolare, un momento, se vogliamo, di difficoltà dalla rinuncia di Olivieri al passaggio a Rufini? No, difficoltà no, perché insomma il settore tecnico ormai, insomma, gli allenatori bravi nella nostra provincia ce ne sono. Con Olivieri, io prima di Olivieri avevo contattato anche altri tecnici, insomma, confrontandoci e esaminando le cose da vari aspetti. Con Olivieri siamo amici di vecchia data, insomma, ci conosciamo da un bel po' di anni. C'erano i presupposti per poter iniziare un discorso
con la società, poi determinati discorsi insomma non sono andati a buon fine, quindi in maniera molto elegante ci siamo lasciati. Quindi sono sviluppate alcune dinamiche. Sì. A volte, sai, non si può fare tutto quello che si può, quindi si è arrivato a un punto che bisogna mollare e quindi amici come prima. Ci siamo sentiti con Danilo Rufini. Con Danilo Rufini è un mister che io conosco da un bel po' di anni, seguivo San Severo così come seguivo tante altre società, lo conosco come un ex calciatore di qualità, quindi lo conosco dal punto di vista caratteriale e dal punto di vista tecnico, e quindi in relazione alla mia apertura della trasmissione, quando dicevo che abbiamo una squadra che ha queste caratteristiche, cioè di non mollare mai, è quello che rispecchia il carattere del mister. Quindi nel momento in cui c'è stata un'unità di intenti tra me e il mister, ci siamo messi a tavolino con degli uomini che io consigliavo e con uomini che lui avrebbe fatto piacere avere ancora, e quindi quando si creano queste situazioni, figurati, insomma, un direttore non può negare al mister un calciatore che già ha avuto, di cui si fida e conosce anche caratterialmente nello spogliatoio. Quindi l'ho assecondato, abbiamo fatto una squadra con uno spogliatoio proprio, guarda, l'ideale. Domenica scorsa siamo stati a Vieste, cito un aneddoto proprio per far capire lo spogliatoio nostro qual è. Noi abbiamo avuto, al di là del lutto che ha colpito l'amico Rocca Augelli, durante la settimana c'è stato un lutto che abbiamo avuto in società con la morte della moglie del nostro fisioterapista. Beh, noi siamo andati a fare la trasferta a Vieste, avevamo lui e il mister in panchina, in seconda, perché il mister in prima aveva una squalifica, doveva scontare una giornata di squalifica. Nel momento in cui abbiamo fatto gol, tutta la squadra è andata ad abbracciare il nostro fisioterapista. Molta gente l'aveva presa come un gesto di gioia, invece non era un gesto di gioia, quello era un gesto di liberazione, un gesto di riconoscenza nei confronti di quella persona che è entrato nei nostri cuori per quello che gli è capitato. Sì, infatti ne cogliamo proprio questa occasione per manifestare la nostra vicinanza a Massimiliano, che davvero merita tutto il nostro affetto, così come non possiamo mettere da parte il ricordo bellissimo di Rocco Augelli, sì, che è stato anche una bandiera del Manfredonia. Sì. Beh, io me lo ricordo. Io quando lui giocava nel settore giovanile del San Giovanni Rotondo, poi quando venne preso a Manfredonia, e vennero presi entrambi a Manfredonia da Under all'epoca, erano considerati bene, perché insomma avevano carattere, avevano tecnica, fecero bene, poi insomma quello che è stato il loro proseguo calcistico ne dà conferma. Sì, no, ma figurati, direttore, io ricordo con affetto Rocco e anche Paolo, perché assieme ricordo benissimo il loro esordio durante il campionato di Serie D con il Manfredonia come under, era un qualcosa di straordinario, di bellissimo vederli assieme scendere in campo. Poi Rocco a Manfredonia durante il periodo successivo, quando il Manfredonia ha ricominciato dopo aver disputato il calcio professionistico. Comunque due ragazzi davvero in gamba, due ragazzi eccezionali. Rocco lascia sicuramente un ricordo straordinario a tutti coloro che lo hanno ammirato come calciatore, ma anche dal lato umano, perché si trattava davvero di una persona straordinaria. Ma il riscontro umanitario che ha avuto ne dà la dimostrazione, insomma. Certo. Si è fermata tutta la Downey al momento, quindi insomma. E ha fatto bene tutta la Downey. Quanto è stato bello vederli in campo e vedere questi due fratelli in campo giocare con la maglia del Manfredonia in una prima occasione durante il campionato
di Serie D, e poi il ritorno a Manfredonia nel campionato di eccellenza, Sì. quando il Manfredonia ha ricominciato Ricominciato, sì. dopo la conclusione della parentesi professionistica. Torniamo al nostro campionato. Abbiamo detto che ci sono alcune squadre importanti, una rosa un po' più competitiva, però giustamente bisogna vedere poi sul campo quello che succede. La rosa del Manfredonia è una rosa che potrebbe rappresentare una sorpresa per il campionato, lo abbiamo detto in prospettiva. Giovane. Allora, noi abbiamo fatto una rosa, ma al momento è completa in tutti i reparti. Abbiamo preso uomini che hanno avuto e hanno esperienza del campionato, compreso l'allenatore. Certo. Abbiamo degli under della scuola calcio del Manfredonia che al momento ci stanno soddisfacendo. Domenica abbiamo fatto esordire un 2002 difensore centrale, quindi ne è la riprova. Abbiamo altri ragazzi che stiamo tenendo in considerazione e è la prima occasione che ci capita, li utilizzeremo. Sono persone che hanno avuto esperienze e hanno maturità della categoria. Ora non ci resta che prima di tutto non crearle pressioni, lasciarle un po' gestire la situazione, man mano tenderanno sempre a migliorare sempre di più, anche perché sto vedendo che con gli allenamenti che facciamo, il mister, gli schemi li riescono a metabolizzare abbastanza facilmente, quindi la dimostrazione è che domenica siamo stati a Bieste, nonostante a livello meteorologico la situazione fosse proibitiva, abbiamo avuto una dozzina di occasioni gol, purtroppo gran parte non le abbiamo concretizzate. Loro hanno sfruttato appieno quello che gli è capitato e siamo riusciti a venire fuori con un pareggio, però insomma la prospettiva è buona, diciamo. Nella rossa abbiamo visto che c'è un giovanotto di 31 anni che si chiama Raffaele Denittis. Sì, Raffaele Denittis, è un esterno alto. È un esterno alto, Sì. continuerà a dare il suo apporto al Manfredonia Calcio, anche se ha dovuto rinunciare alla carica di presidente. Allora, io Denittis lo vedo come un professionista, perché nel momento in cui ha deciso di intraprendere il discorso tecnico, cioè da calciatore, lui fa il calciatore, cioè si adegua a quelle che sono le situazioni dello spogliatoio, si adegua a quelle che sono le direttive tecniche del mister, cioè fa il calciatore. Quindi è importante separarsi Uomo da, spogliatoio. sì, è importante separarsi dal discorso amministrativo da quello calcistico. Lui al momento sta facendo il calciatore, si è messo a disposizione della rosa. Nel momento in cui è stato chiamato ad essere preso in considerazione, lo ha fatto in maniera egregia. Quindi dal punto di vista calcistico, per me, insomma, si sta comportando da professionista. Benissimo, fa piacere sentir dire questo di Raffaele Denittis. Abbiamo una società con Iraldo Colicelli, presidente. Tra l'altro, Iraldo è un altro profondo conoscitore del calcio, è sempre stata una sua passione. Poi Michele Paglione come vice presidente. Tutti Una società che tipo di bravi ragazzi. prospettiva riesce a trasmettere Da quale punto di vista? da tutti i punti di vista. Ecco, il punto di vista più importante è quello della serenità, vorrei sapere. Allora, sono dei bravissimi ragazzi. Io il presidente ho un rapporto proprio, guarda, proprio ci conosciamo che saranno 4-5 mesi, ma sembra che ci conosciamo da 30 anni. Basta che io esprima un concetto, lui subito ne capisce il contenuto e viceversa. Per quanto riguarda gli altri, li vedo molto raramente perché insomma sono presi da impegni e quindi. Ma i dirigenti con cui ho avuto più contatti, tipo Iraldo e Paglione qualche volta che venuto, sono persone squisite. Iraldo, tra l'altro, tiene molto al settore giovanile, che cura anche Sì. personalmente. Il settore giovanile in che condizioni sta attualmente? Beh, ultimamente ci sono stati dei cambiamenti.
Non so in virtù di quali situazioni si possono essere create, perché insomma ho da fare altre cose io, quindi non posso sapere tutto. Ci sono stati dei cambiamenti, ma sicuramente se i risultati sono quelli che ci hanno dato, fornendoci gli under che al momento abbiamo, non è che si possa parlare male, insomma, sicuramente faranno bene. Domenica prossima c'è l'esordio in campionato contro il Mola, purtroppo a porte chiuse. Che cosa prevede la società, se ci sarà la possibilità o meno di riaprire le porte dopo il 7, data diciamo canonica in questo momento, così come anticipato anche dalle direttive iniziali? Sì, allora noi dal punto di vista organizzativo, quelle che sono state, la programmazione che è stata fatta, ci siamo adeguati in maniera ottimale. Se eventualmente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ci dovranno essere dei cambiamenti, noi non avremo nessuna difficoltà ad adeguarci a questi cambiamenti. Addirittura io sentivo che, sì, ieri sera, nella trasmissione televisiva di una emittente nostra privata qui pugliese, qualche società a livello di Serie D voleva inoltrare una richiesta ufficiale al presidente della Regione Puglia, Emiliano, perché gli venga consentito di aprire lo stadio anche se in maniera, chiedo scusa, anche se in maniera minima, con un numero limitato di persone, però insomma se gli venisse consentito sarebbe già un qualcosa di importante. Se eventualmente questo dovesse succedere, al limite potremmo programmarci anche noi a fare una soluzione di questo tipo. Richiedere con un'autorizzazione a poter consentire ad un numero limitato di persone di poter entrare nello stadio, sempre tutelandoci dal punto di vista igienico, dal punto di vista sanitario, mettendo dei rilevatori termici all'ingresso, posizionando il pubblico in maniera tale che non ci debba essere un contatto ravvicinato, quindi le condizioni, e noi al Miramare ce ne sono tutte per poter Ecco, consentire. rispettando il distanziamento, più o meno quanti spettatori si potrebbero ospitare a Miramare? Ma noi, per quello che è la nostra capienza, noi 1.000 persone non avremmo nessun problema ad ospitarle. Noi 1.000 persone non avremmo nessun problema. L'unico problema che avremmo è quello di poter prendere i rilevamenti termici. All'ingresso dovremmo avere un certo numero di persone per consentire al pubblico di poter arrivare un'ora prima allo stadio e vedersi la partita. Perché se il numero dei rilevatori termici è limitato, lì dovremmo avere gente dalle 9 addirittura a fare la fila per poter entrare allo stadio. Certo. Quindi è solamente un discorso organizzativo. E se questo discorso organizzativo a livello economico è importante, si può fare. Si può fare. Lo stadio Miramare in questo momento è utilizzato dal Manfredonia Calcio. Sembra che a livello amministrativo vi sia questa manifestazione di interesse per poter Sì. Beh, rilevare l'impianto. Come procede questa situazione? guardi, L'iter proprio amministrativo come procede? quello che è stato gli sviluppi, io li ho seguiti in maniera marginale. So che la società è interessata alla cosa, si sta muovendo in maniera ottimale. So da qualche confidenza fatta che gli sviluppi sono sviluppi importanti e di grosso livello. Loro si stanno posizionando, insomma, in maniera da potersi, in linea di massima, insomma, avere un posto di rilievo nell'acquisizione di questa struttura. Se eventualmente ci possa essere qualcun altro, non ho idea a chi possa interessare e per quale motivo, perché insomma il Manfredonia Calcio, avendo la squadra della città, avrebbe più di una ragione per potersi aggiudicare l'impianto sportivo, anche per migliorarlo e ottimizzarlo, perché insomma, come diciamo che abbiamo una macchina con una cilindrata consistente che però ultimamente non è che abbia acquisito queste grosse velocità, è andato un po' pianino Certo. rispetto a quello che è la potenzialità che ha. Basta vedere la tribuna, insomma, è abbastanza Quali sono le capiente. condizioni attuali dell'impianto, proprio
a guardarlo eventualmente. Beh, per quel che riguarda facendo, la manutenzione? Facendo una riesamina dal punto di vista strutturale, diciamo che ultimamente è stato un po' penalizzato, insomma, perché non è che ci sia stata una manutenzione ciclica normale. Certo. Ci sono delle carenze che però, insomma, potrebbero essere sicuramente limitate e addirittura corrette, ma se questi signori, a cui insomma l'interesse sembra essere abbastanza importante, riuscissero ad acquisire la struttura, si potrebbe creare uno stadio, ma di grosso interesse. Sì, cioè, sì. Migliorerebbe tantissimo. Certo, direttore, tra l'altro sappiamo benissimo quali sono le potenzialità di quell'impianto, che potrebbe essere utilizzato non solo esclusivamente per il calcio, ma anche per altre attività. Tra l'altro urge provvedere, anche se c'è un ulteriore regime di prorogazio, urge provvedere quanto prima, entro la prossima stagione, a ricollocare un manto erboso che possa essere adatto. Beh, quella è, secondo me, per quanto ci riguarda, è improrogabile, anche perché abbiamo avuto la concessione dalla FIGC per poter disputare questo campionato proprio in virtù di questa manifestazione di interesse che è stata fatta dal commissario che abbiamo qui a Manfredonia. Certo. Dal dottor Piscitelli. Quindi se non ci fosse stata questa manifestazione di interesse, non ci sarebbe stata la proroga. Non avremmo avuto la proroga per poter giocare su quel campo. Era tassativa, tassativa, tant'è vero che insomma è stato nostro interesse affinché questa situazione venisse fuori e ci fossero gli sviluppi per poterla poi condizionare e farla gestire da qualcuno che subentrerà in un secondo momento. Quindi appena ci sarà la possibilità di intervenire con la manifestazione di interesse, il Manfredonia presenterà la sua candidatura per poter gestire direttamente. No, presenterà un progetto, certo, di miglioramento della struttura. Nel momento in cui verrà presentato un progetto di miglioramento in tutti i settori, sia da quello edilizio che da quello calcistico, miglioramenti strutturali, verranno presi in considerazione quelli che saranno i più adeguati e i più prolifici. Certo. Quindi si creerà una graduatoria che darà poi l'aggiudicazione a quello che sarà il più importante. Vabbè, anche se siamo convinti che sarà l'unica società a partecipare, non mi pare che ci sia interesse da parte di qualcun altro, a meno che non spunti all'ultimo momento. No, ma il discorso, sai qual è? Che queste manifestazioni non è che siano relegate solo a livello cittadino. No, sono pubbliche, per cui potrebbe anche capitare la sfortuna che arrivi qualcun altro. Può arrivare qualcuno da fuori che ti dice: io ti faccio il Maracanà. Offre qualcosa in più. Ma per poter poi fare cosa? Questo è il discorso. Lo sappiamo, certo. Tra l'altro il comune deve badare anche dal punto di vista del vantaggio a chi affidare, e quindi sì, se ci fosse un progetto anche migliore. No, ma soprattutto oltre al vantaggio, alla serietà di chi se lo vada a giudicare. Sì. E sotto questo aspetto mi pare che noi a Manfredonia, insomma, non abbiamo problemi. Benissimo, vabbè, abbiamo a che fare con una società di calcio che, pur avendo avuto varie gestioni, varie denominazioni, comunque opera dal lontano 1932, storia questa, non è sempre la stessa società calcistica, ma è l'unica società di calcio che opera a Manfredonia nella fase cosiddetta della continuità. Senza nulla togliere alle società precedenti che hanno fatto bene e hanno tenuto alto il nome calcistico della città, però insomma per quello che riguarda l'attuale io penso che abbia delle grosse potenzialità. Sì, certo, poter... noi abbiamo a Manfredonia l'esempio delle attività di altre società sportive come la Polisportiva Gaetano Salvemini, come la SD Accademia a Manfredonia, tanto di cappello per il loro operato, per il loro
lavoro, anche le vecchie società, quelle che si sono sciolte, però chiaramente l'interesse maggiore è senz'altro del Manfredonia Calcio 1932, che è la società che in questo momento utilizza il Miramare per svolgere non solo le proprie attività, ma anche per disputare l'importante campionato di eccellenza, che lo vogliamo ricordare, è la cosiddetta Serie A Pugliese. No, ma soprattutto è una società che rappresenta il nome e l'immagine della città. Questo è importante. Certo. Cioè, nel momento in cui un qualsiasi fattore dal punto di vista calcistico, positivo o negativo, va ad influire sull'immagine della città. Quindi oggi fare bene in qualsiasi settore pubblico, come può essere quella del calcio, è un motivo di confronto con quello che succede nella città. Se tu fai bene a livello calcistico nella città, chi ne gode è anche l'economia. Io ricordo che quando il Manfredonia faceva il professionismo veniva gente da tutte le parti, certo. A livello economico la città ne traeva vantaggio. Ecco, i vantaggi si vedevano. Certo. C'è gente che veniva da fuori, pranzava, vedeva la partita. È un indotto che lavora. È chiaro, quindi dal punto di vista dell'immagine è importante oggi il calcio, è un motivo di ampliamento emotivo, ma soprattutto l'immagine che dai alla nazione, al contesto, alla regione. Benissimo, sappiamo bene che effettivamente quando una squadra di calcio riesce a raggiungere livelli importanti è la stessa città che ne guadagna dal punto di vista economico in particolare. Poi Manfredonia è una città turistica, per cui all'epoca abbiamo anche provato a renderci conto che arrivare a Manfredonia per guardare non solo la partita, ma anche per guardare le bellezze di Manfredonia era diventata una abitudine, sì, una bella abitudine, e ciò ha portato vantaggio agli operatori economici del posto, in particolare i ristoranti, i bar, le attività commerciali. Ma anche dal punto di vista logistico, molta gente vedendo il paesaggio probabilmente ci sarà tornato anche per fare ferie. Sicuramente, per le vacanze. Bene, direttore, concludiamo questa bella intervista. Che aria ha trovato a Manfredonia? Io so benissimo che di Manfredonia sei un abitué, non è che... Sì, sì. Però adesso, proprio con un ruolo... Sì, dicevo che la sto vivendo un po' più intensa, anche se ho un sacco di amici con cui ho avuto anche esperienze calcistiche. Certo. Insomma, ci ritroviamo in città e quindi ci salutiamo, amici di vecchia data che hanno fatto calcio in passato e quindi... Anche nei tornei che facevamo a fine campionati federali ci ritrovavamo, sì, a fare tornei amatoriali sia a Foggia che qui a Manfredonia. Quindi si vivono quelle esperienze anche più dal punto di vista comico, sai, quelle sceneggiate che si facevano, certo, perché a quell'età poi insomma le cose non è che le ragioni più di tanto, sei un po' più istintivo e quindi poi quando le commenti ad età matura dici certo che ce le facevamo delle puntini. Eh sì, bello, però comunque quindi, fa parte del folklore del calcio. Io l'ho sempre vissuta in maniera positiva come città, anche noi insomma a Foggia il nostro riferimento soprattutto d'estate è in Manfredonia. Certo. Quindi o d'estate o d'inverno vorrà dire che insomma la vivi un po' più intensamente, ma sempre con piacere insomma. Certo, io ho molti riferimenti a Foggia e posso affermare, a Foggia ci vengo spessissimo, per cui posso affermare che a Foggia amano Manfredonia, questo sì, sì. Lo devo dire, lo devo ripetere, al di là di quelle che sono state quelle piccole parentesi, diciamo di tipo campanilistico, soprattutto del periodo della C1, quando il Manfredonia e il Foggia militavano nella stessa categoria. Sì, ma allora, guarda, io girando un po' altre regioni, ho visto situazioni in paesi vicini che proprio amore e odio, città che giocavamo noi all'epoca,
c'era proprio un clima di astio incredibile. Io questa situazione nella Daunia non l'ho notata. Sì, ma sono pregiudizi, sai, scambi di opinione, ma non c'è quella riluttanza. Bene o male, poi quando ci ritroviamo siamo sempre amici, anche perché insomma la cosa la conviviamo un po' tutti. Abbiamo paesi che sono vicinissimi, quindi non c'è tanto distacco come in altre regioni, insomma. No, possiamo dire che abbiamo la fortuna che la nostra è una provincia in cui non si è molto attaccati al campanile, al campanilismo, sì, avviene sì, da altre sì, parti. Bene, direttore, noi siamo arrivati alla conclusione. Domenica si gioca contro il Mola, prima giornata di campionato. Possiamo azzardare un'ipotesi, una previsione, un qualcosa che possa rappresentare un'ipotesi di risultato? No, i risultati per motivi scaramantici sono riluttanti. Io l'unica cosa che do per scontato è il nostro impegno, ma non solo nella partita contro il Mola, in tutte le partite. Certo. Ci sarà l'impegno, ci sarà la determinazione, ci sarà la voglia di ottenere un risultato positivo, perché sotto questo aspetto noi dobbiamo essere riconoscenti alla società che ci ha dato fiducia, ci ha dato tutti i mezzi che noi abbiamo richiesto e che continuamente ci sta dietro. Quindi è un motivo per poterci poi essere riconoscenti a queste persone. Quindi sotto questo aspetto noi daremo il massimo. Il Manfredonia, per concludere, ultima domanda, oltre al campionato punta anche a ottenere un buon risultato in Coppa Italia. Sì. Dove si può arrivare, si deve arrivare. Sì, no, ma guarda, secondo me se c'è un mezzo per ottenere un qualcosa di positivo in questo campionato è la Coppa Italia. Lo so, nel passato ci sono società che lì hanno puntato. Ma è il modo più semplice, perché quest'anno, al di là di quello che sarà il discorso Covid-19, ci auguriamo che non vada peggio, che quindi le cose vadano a migliorarsi, però questo campionato, secondo me, chi ha investito in un campionato di vertice, secondo me, non so se ha fatto una scelta ottimale, perché tu devi vincere, devi arrivare primo, a differenza degli altri anni che c'era la prospettiva dei playoff. Tu quest'anno la prospettiva dei playoff non ce l'hai. Cioè, se tu non arrivi... Anche se è stato chiesto al presidente di aggiornare il numero delle promosse. Allora, io ieri sera ho assistito alla presentazione dei gironi di promozione e di eccellenza e c'era Tisci. Quello che ha detto è che lui si prodigherà affinché possano determinarsi queste situazioni, ma sempre in relazione a quello che succede nel campionato di Serie D. È chiaro. Perché se non si liberano quei posti, nessuno da sotto può salire. Quindi è come se in maniera elegante ci avesse detto: io voglio fare, ma se mi danno i mezzi. Lui quest'anno è stato, la sua saggezza, dettata soprattutto dall'esperienza che ha vissuto da dirigente, si è inventata questo discorso di fare due gironi proprio per consentire il proseguo della situazione. Ha premiato molte società che garantivano una certa continuità calcistica e li ha fatti, è stata ripescata, come è stata ripescata pure il Manfredonia e come sono state ripescate tante altre società. Ma voglio dire, è stata un discorso di miglioramento e di essere consenzienti a tutte le altre società che si sono prodigate a fare questo cambiamento. Il girone a noi è un girone abbastanza competitivo, insomma. Certo. Così come lo è anche quello del girone B. Tu immagina cosa sarebbe stato se i due gironi ne fosse stato solo uno. Beh, effettivamente sarebbe stata una serie D. Sì, sì. Sarebbe stata una serie D, perché insomma, è vero, le potenzialità che si stanno esprimendo non sono trascurabili. Bene, direttore Umberto Fiore,
Noi a questo punto non dobbiamo fare altro che salutarci, ringraziarti per questa tua cortese e gentile presenza. Ovviamente ci auguriamo di rivederci ancora per fare il punto di volta in volta di quello che succede a livello calcistico, soprattutto al Manfredonia Calcio, per cui a questo punto non possiamo fare altro che dire in bocca al lupo per questa nuova avventura. Io vi ringrazio per la possibilità che mi avete dato, soprattutto di far conoscere quella che è la mentalità e quella che è la linea di condotta sulla quale la società si sta adoperando e soprattutto la squadra si sta adoperando. E per quanto riguarda il resto, non ci sono problemi. Quando vorrete, sarò a vostra disposizione. Benissimo, per quanto riguarda Piazza del Popolo, ovviamente concludiamo questa ennesima puntata, questa volta rivolta al calcio, quindi al campionato di eccellenza che inizia per il nostro Manfredonia. Chiudiamo dicendo forza Manfredonia, ringraziamo ancora il direttore sportivo Fiore del Manfredonia Calcio e per quel che riguarda i nostri telespettatori, coloro che ci seguono, l'appuntamento è rinnovato alla prossima occasione. Grazie.